Ciao a tutti, io sono Statib, benvenuti su questo canale. Oggi continueremo il nostro esercizio di trasformazione di un libro cartaceo in libro digitale PDF. Prima di iniziare con il video vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere i prossimi video. L'ultima volta eravamo arrivati a terminare, diciamo così, la parte di assegnazione di tutti gli stili alle varie parti del nostro testo. Oggi cominciamo a trattare il discorso delle immagini. All'interno del nostro libro, come abbiamo visto durante questi video, ci sono varie immagini e queste immagini ovviamente sarebbe una cosa carina integrarle nel PDF. Alcune di queste immagini sono delle vignette di Gary Larson, per cui oggi proviamo un metodo per cercare di ottenere queste vignette in qualità magari più carina rispetto a una possibile estrapolazione così dal, diciamo così, dal PDF. Per cui la prima cosa che andiamo a fare è individuare la prima immagine, che è questa qua, ok? Come facciamo per cercare diciamo così questa immagine nel web? Ovviamente abbiamo alcune indicazioni, ovviamente è disegnata da Gary Larson. Qui abbiamo alcune informazioni, però sono tradotte in italiano, per cui non è il massimo, o meglio non riusciamo a utilizzare queste informazioni. Possiamo utilizzare The Far Side, che è, credo, il volume da cui è tratta, oppure una raccolta, una sorta insomma di libro, dove dovrebbe essere contenuta questa vignetta. Andiamo perciò su Google e vediamo di fare una ricerca. Come possiamo fare una ricerca? Possiamo semplicemente ovviamente mettere il nome dell'autore, in questo caso Gary Larson, fumettista, vedete, magari qua mettere già il nome The Far Side, vediamo il nome di questa raccolta o volumetto, vedete che c'è book. Ovviamente qui probabilmente troveremo il libricino in vendita, che sarà questo, credo. E magari andare a mettere nel profondo, in inglese sarà The Deep, credo. Vediamo se lo troviamo disponibile su sulla ricerca immagini, ma qua così a occhio non la trova. Per cui un altro tentativo che possiamo fare è quello di utilizzare la funzione di ricerca immagini. Come possiamo fare? Visto che questo è un PDF, dobbiamo estrapolare da qui l'immagine. Utilizzo ShareDX, che abbiamo già visto in alcuni video che ho postato sul canale. Facciamo cattura regione, andiamo a fare una bella cattura così del nostro, della nostra immagine, poi apriamo la cartella degli screenshot, questo possiamo buttarlo giù un attimo, anche questo che non serve, teniamo solamente questo e andiamo a buttarlo direttamente in Chrome. Vediamo che lui non trova nessuna corrispondenza, vedete che anche nell'immagine non la trova, perché forse è troppo generica. Andiamo allora a trascinarlo, ma non nella ricerca, proprio come immagine. Ok, e andiamo col tasto destro a provare cerca immagine con Google Lens, che è la funzione di ricerca tramite immagine. E voilà, vedete che questa volta abbiamo dei matching interessanti, sono 1, 2, 3, 4,
Questo è un profilo, vedete, di un profilo Facebook, potrebbe essere la nostra immagine. Vediamo se la clicco. Sì, è molto grande. Salva immagine. Adesso prendiamo il file che abbiamo salvato, lo andiamo a elaborare con GIMP, per cui tasto destro, Open with GIMP, e andiamo ad aprirlo. Lo modifichiamo un attimo, lo tagliamo, magari diamo anche una scheda IT, visto che l'immagine mi sembra un attimino vecchiotta, per cui ha un leggero viraggio verso il giallo. Allora, ecco il file aperto. Allora facciamo innanzitutto un taglio, tiriamo via la scritta sotto, per cui andiamo a fare, ecco qua, un taglio di questo genere. Seleziono l'area che ci interessa, crop to selection. Ok, la parte sotto, diciamo, è così magicamente sparita. Adesso deselezioniamo e andiamo a utilizzare questo strumento che è Under Transformation Tool, o trasforma tu meglio. Creiamo quattro vertici nelle zone che noi vogliamo andare a tagliare, o meglio ad allineare in questo caso. E poi spostiamo, andiamo più vicino e spostiamo il nostro punto di controllo, dove lo spostiamo sul bordo tratteggiato giallo, che ci evidenzia, diciamo così, il bordo del nostro foglio di lavoro. Stessa cosa, andà su, vedete. Ovviamente l'immagine, vedete, parte questa parte qua, la perdete ovviamente un po', ma in questo caso non sto neanche lì a fare delle procedure per salvarlo, perché non mi interessa. Anzi, magari diamo una bella rivisitata senza perdere molti dettagli. Facciamo fare trasform e vedete che questo è il risultato. Se volete essere più gnoll, si potrebbe mettere anche il bordino nero, ma io preferisco farlo poi in Scribus, meglio mantenere un'immagine fatta finita in questa maniera. Qui possiamo decidere o di cambiare la scritta o di lasciarla in inglese. Io quasi quasi la lascerei in inglese per ora, anche perché poi si capirà, insomma, alla fine. Mettiamo sotto la traduzione semmai. Invece diamo una, come si dice, una migliorata a livello di bianchi, visto che potremmo ottenere dei bianchi migliori. Proviamo così, facciamo un CTRL Z per vedere da vicino, anche da lontano, CTRL Y per tornare. Vediamo se in questa zona sì, no, non si perde niente perché è la carta. Va bene, direi che siamo a posto. Forse qui è un po' tendente al giallo. Allora, facciamo una cosa del genere, torniamo indietro un attimo. Facciamo color, saturazione. Vediamo prima o dopo. Forse è una buona cosa, vedete, dalla saturazione. E invece di usare le curve, possiamo usare Breakneck and Contrast, molto contrasto. Bella immagine, bella sparata. Vediamo se alzo troppo. Eccola qua. Io farei un'immagine del genere. Adesso questa immagine la possiamo esportare o in JPEG o PNG, ma io farei PNG, per cui
png, mettiamo immagine trattino 1 png, esportiamo, diamo il massimo della qualità, export, e possiamo andare a chiudere con questa immagine. Save as, no, facciamo descarta, altrimenti va a salvare sopra il JPEG. Diciamo che la prima immagine per ora è conclusa, poi metteremo i didascalie ma direttamente in Scribus. La prima immagine è conclusa, la prossima volta faremo altre immagini con altri metodi. Per il video di oggi chiudo qui, grazie per averlo visto e alla prossima.